Chiamo sul palco Wanda Rapisardi. Di nuovo sul fianco. Chiamo sul palco Tiziana Foschi. Chiamo sul palco Lady Vett. Eccolo. Con Cristiana Poletti e Giulia Sansoni, che avete già visto, ma vedete tutte, anche se siete in scena fra poco. Iniziamo da Wanda, cosa canterai? Canterò un brano popolare siciliano che parla della baronessa di Carini. Insomma, la baronessa di Carini era una baronessa appunto vissuta tra il 500 e il 600 più o meno, che è stata assassinata perché aveva un giovane amante e quindi prima relegata in un castello e poi uccisa dal padre a colpi di spada. Tiziana Foschi? Beh, io non è un pezzo storico. Io farò un pezzo molto leggero e continuo col mio stile comico. Voglio dire solo una cosa: intanto vorrei non essere più invitata a giornate come questa, perché vorrei che i problemi fossero risolti per le donne. Vorrei che l'8 marzo fosse il giorno dell'umanità, che fa il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Le domande ce le stiamo facendo ancora? Dove stiamo andando? Vabbè, insomma, fosse un giorno dedicato. C'avevi un uomo che ti avevo invitato, mi sono preso un colpo. Attento dove metti i piedi, che è pieno d'ormoni se scivola stasera. A te devi fare così. Io lo sapevo prima poi mi toccava. La prima cosa che mi hanno detto, quartetto comico, la prima detta, il primo il produttore gli fanno appena un segno: senti, ma si può levare una delle due donne? Tanto due uomini e una donna vanno benissimo, l'abbiamo visto, no? Per contributi, capito? È una questione proprio di pagamento. E quindi abbiamo dovuto lottare molto per questo, per tirare fuori qualcosa di buono anche noi. Beh, insomma, tu tra le prime cose. Fai multitasking, perché qua di solito le donne è difficile che mettano al mondo figli per problemi vari. Dopo voi tantissime comiche, diciamo, sono arrivate. Sì, devo dire che in questi prima anni anche ci sono state grandi. Sì, Banfi Fenech, cioè, voglio dire, ecco la comicità com'era femminile. Però, eravamo belle statuine. Poi, grazie a Dio, in quest'ultimo decennio sono uscite finalmente fuori le donne, si sono messe in discussione, si sono ridicolizzate, hanno preso in giro il loro aspetto fisico, non hanno più fatto le belle statuine, ci sono grandissime attrici comiche, evviva. Di cosa parla il pezzo lo scopriremo direttamente dopo. Solo vivendo. Lady Vett insieme a un gruppo enorme. Sì, siamo tantissime. Siamo tantissime e noi siamo sempre le solite inguaribili romantiche, sì. E quindi oggi si parla d'amore. Giusto. Perché insomma, si può. Parliamo d'amore, parliamo di rapporto uomo-donna, parliamo di. Noi. Una canzone mitica. Una canzone mitica che non vi sveliamo. Non diciamo neanche chi la cantava? No. Non lo diciamo. E che però mi sveli tutto così. Non lo farò. Però voglio dire che in quella canzone, che sembra uno scherzo, che sembra ironica, c'è moltissimo del problema di cui si parla stasera. Sì, è vero. Come dire, si può scherzare, ma parlare anche seriamente contemporaneamente. Forse all'epoca nemmeno l'avevano pensata in questo senso, però a sentirla oggi suona proprio come di qualcuna che non si rende conto di chi ci ha davanti. È diventato un quiz, che è? Vabbè, poi dopo ci avete foglietti. Vabbè, torniamo in vista che sennò dobbiamo fare tantissime cose. Wanda Rapisardi con Silvia Manco. Stava facendo
Canteranno d'amore, io volevo portare la mia esperienza d'amore, ecco, stasera, che ho risolto l'anno scorso. Ero in vacanza al mare e mi ha preso un terribile dolore qua al collo, alla cervicale. Allora mi hanno consigliato un massaggio di tipo terapeutico, 70 euro, vabbè, però quando si tratta della salute uno guarda spese, no? E allora sono scesa nella spa dell'albergo e mi accoglie un ragazzo alto alto, moro, riccio, tutto abbronzato, due occhi azzurri, vabbè, un ragazzo, e mi dice di spogliarmi, che sarebbe tornato subito. Mi lascia lì nella stanzetta. Io dico la verità, sono rimasta un po' di stucco, perché pensavo che me lo facesse una donna il massaggio, non un uomo. Il primo pensiero è stato: che faccio, mo tolgo o mo tolgo reggiseno? Ma il ragazzo rientra nel bel mezzo dei miei pensieri col suo abitino tutto lindo e pinto bianco. Piacere, sono Marco, qual è il tuo problema? Tiziana, non che sia stato mai un problema, ne capisce, battute ne capisce. Mi fa male il collo, ho un terribile dolore al collo, alla cervicale. Preferisce un massaggio completo o solo sulla schiena? Completo? No, perché è meglio spendere tutte queste 70 euro, pensavo, no? E allora mi prepara la stanzetta, abbassa le luci e mette una musichetta, quelle tipo da massaggio, mo con tutti questi musicisti tocca chiamare l'uomo. Pigi, per favore, attenta all'ormone, attenta, là, ecco, ne ha schiacciato uno, vai, fammi una musichetta da massaggio, quelle proprio, perché sai, ha abbassato le luci questo fisio, sì, da massaggio, metti Jack, tutti i maschi si chiamano Jack, al maschile, cioè, e quella una musichetta così per accompagnarmi, così magari mi sento meno, ecco, in difficoltà. E insomma, io lì sdraiata sul lettino con questa musichetta da massaggio meravigliosa. Musica da massaggio. Dai, una musichetta bella di massaggio. No, cioè, scusa, Pigi, oh. Ah, Pigi, ma chi ti fa i massaggi? Non lo so, ma dai, insomma, devi accompagnare, sono rima contro, la minoranza rumorosa. Vabbè, una cosa tipo new age, tipo goccioline d'acqua, no, sulla schiena, sì, così, dai, va benissimo. E allora io mi sdraio, mi rilasso, e lui si mette un olio sulle mani al profumo di erbe di campo e comincia a massaggiarmi i piedi. Il massaggio ai piedi è una cosa meravigliosa, io non l'avevo mai provato. Chi ci pensava? I piedi? Ma stanno lontanissimi dal cervello, in un posto così isolato, ma chi si copre i piedi? I piedi? Vabbè, dopo i piedi sale e va sulle gambe, anche qui è bellissimo, un massaggio sulle gambe rilassante, prima una, poi un'altra, che peccato venne solo due, vedi? Ma con una delicatezza, professionalità, ben inteso, perché un fisioterapista così professionista deve sapere dove mettere le mani. E beh, sulle gambe ci sono un sacco di punti critici, no? Ci sono le vene, deve stare attenta a non pigiare troppo. Il fatto impressionante però che dai piedi alle gambe poi sale sempre di più su, fino a fermarsi sul bordo.
sul bordo dell'inguine, sì, a volte anche più dentro, ma in un posto dove non puoi dire assolutamente che ti stia toccando, per carità di Dio, quello no, questione di millimetri, che però quei millimetri fanno una porca differenza. Sì, Tiziano, stai serena, stai tranquilla, questa è un professionista, mi sono detta, no? Sa dove mettere le mani, perché evidentemente sul bordo ci stanno un sacco di terminazioni nervose, e allora lo lascio fare. Allora lui massaggia con questo buietto, sta musica, sto profumo d'erbe di campo, lui sopra di me, io sotto di lui, sul lettino, sembra il trailer di un film porno. Invece no, è un massaggio terapeutico, però vuoi o non vuoi, a un certo punto mi viene una respirazione di tipo sessuale, quelle fatte con tutte a di seguito gonfie d'aria. Oddio, oddio, perché respiro così? E non mi fermo, che penserà sto ragazzo? Che vergogna, che imbarazzo, non mi fermo. Si rilassi, Tiziana, si rilassi. Se mi rilasso vengo più su, dico, no, sono scivolata dal lettino perché con tutto quest'olio, ma lui non ha pietà di me, continua a massaggiarmi, a riempirsi le mani di olio, ora le sue mani vanno velocissime sulle mie cosce nude, su e giù, piedi, cosce, gambe, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, mi fa male la cervicale! Finalmente il ragazzo si dirige verso il collo. Il massaggio al collo è un'oasi, o un deserto, dipende dai punti di vista. Vabbè, comunque qua è tutto regolare, sì, e proprio quando mi sta tornando una respirazione dignitosa e non scende da nuovo. E dove va? Dove va? Va sul sedere, va! Si mette una litrata d'olio sulle mani, parte dal collo, fanno slalom gigante sulla schiena, a terra sul sedere con le mani di fisioterapista, spinge a massa, pizzica, allarga questa riluttante palla di pane e io malissimo, malissimo, ma che malissimo, benissimo, lì sotto di lui come la regina a farmi massaggiare, oh, 70 euro e massaggia, dai, massaggia! Perché mi pigia così forte? Si avvicina? Perché anzi, ma che vuol dire completo? La sua bocca si avvicina pericolosamente al mio orecchio destro. Ora rilassati più che puoi, Tiziana. A parte che è passato al tu, e io qua dovrei capire delle cose. Ma poi me lo dice così, con una voce da speaker di documentari sulla savana. Ora arriva il leone, nell'ora più calda della savana, dietro la leonessa, è pronto per la monta. Così, e allora io che faccio? L'annuso, come profuma. Profuma di uomo giovane, di maschio fresco, di lavoratore precario. E allora penso, perché mi viene la cosa quando è in bagno, non te trattieni. Ora finisce, ora finisce, ora finisce, ora finisce. Ora siediti sulla poltroncina, Tiziana. Allora mi siedo sulla poltroncina così, lui dietro di me, gambe ciondolanti avanti, e mi alza le braccia, del reggiseno ho perso traccia 2 ore fa, e me le fa scendere così 1, 2, 3 volte, ma con attimo di tregua questo, e ogni volta che passa davanti mi sfiora un po' il seno, e se non fosse un fisioterapista? Magari! Oddio, che è successo là? Oddio, mi sa che sono imbarazzata, ma che ho sporcato il lettino!
guardo il triangolino rosa dello slip e sento che nella piccola grotta c'è l'alta marea. C'è profumo di mare e il fisioterapista è roccia salata. Le sue mani, pesciolini, giocherelloni alle mie spalle, il suo corpo dietro di me è una dolce medusa. Tutto è mare, onde, schiuma, e fra poco nella piccola grotta si sarebbe tuffato un giovane delfino. Ma sì, tuffati delfino, che te frega, tuffati dai, sploop, 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 Margheo, arriva da signora Giustizia, faccio accomodare. Un pesciolino vola via dalla mia schiena, un altro ancora. Rilassati ancora un po', torno subito, Tiziana. E dai, agosto, rilassati! Ma rilassati cosa? Perché? Scendo da una nuvola altissima dalla quale galleggiavo da un po', senza sentire più la cervicale, i dorsali e i chiavi di casa, il buono sconto da Conad. Scendo dal lettino e mi sento più alta. Infilo l'accappatoio come le dive dei film muti dopo aver fatto l'amore e Marco, Marco, entra con un foglietto in mano. Non va mica bene, Tiziano, no? Hai parecchie contratture, guarda, t'ho scritto qualche esercizio, se poi ti posso consigliare, io se fossi in te farei altri massaggi. Sì! Sì, quelli no, sì, sono d'accordo. Ora non esco più con gli amici. No, non compro borse di Prada, vestiti eleganti, niente di niente. Ah sì, una pizza ogni tanto il sabato, ma spendo solo per biancheria intima e massaggi. Tanti massaggi. No, cervicale mi fa male come prima, ma mica si può avere tutto dalla vita, no? Senza di voi non c'è nulla. Scusate, per tutto il mondo. Buonasera. Sono emozionata. È complicato. Salve, eccoci. Salve. Siamo le divette. Eccole. Un trio di musica swing. Cantiamo in tre, se l'hai capito. Siamo polifoniche. Sì, poliedriche. Polifunzionali. Pirotecniche. Per i patetici, insomma. Un po' isteriche. Non dovevamo cantare, basta. Cantiamo, cantiamo. Cantiamo. Ci siamo tutte, ci siamo tutte. Ci siamo. Ci siamo. Una canzone dedicata a tutti coloro che si amano. Maestra. La 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 la. Lui mi vuol bene, tanto tanto bene, mi porta a spasso tutti i venerdì, giunti nel parco dove c'è il laghetto, lui vuol sempre stringermi e baciarmi con passione. Ma quando siete sopra il ponticello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il pretesto di guardar di sotto, spera sempre che tu cada giù. Però mi vuole bene, tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene, bene da morire, la la la. Ma se ti lascia sola, sola in casa, il tuo tesoro puoi saper che fa. Dopo aver chiuso tutte le finestre, in cucina lascia aperto il gas. Però mi vuole bene, tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene. Bene da morire, la la la. Per festeggiare il mio compleanno,
pastigalle sotto i cieli bigi. Lui vuol sempre stringermi e baciarmi con passione. Ma stai attenta, or ti vuol portare sulla terrazza della Torre Eiffel. Beh, che vuol dire, cosa c'è di male se mi porta sulla Torre Eiffel?